Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ce la prendiamo proprio tranquilli, leggeri e facciamo un video che speriamo sia piacevole e divertente, soprattutto. Sì, facciamo un video molto leggero, appunto, per farci due risate insieme col nostro assistente domotico. Esatto, che possa essere utile magari in una serata tra amici, così, in famiglia, per farsi due risate un po' tutti insieme. Ma prima di tutto ciò, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate un bel mi piace. E attivate la campanellina così non vi perderete i prossimi video in uscita. Ed ora, prima di iniziare a farci due ghigne insieme, guardiamoci la sigla! Sigla! Per tutti gli appassionati di Star Wars, cominciamo con qualche frase, vediamo cosa risponde il nostro amico domotico. Qualcosa tipo: esegui ordine 66. Sì, mio signore, il tempo è arrivato. Quindi non si sa di che cosa, ma il tempo è arrivato. Sarà il tempo delle mele? Boh. Rimaniamo sempre nell'ambito Star Wars. Ci sono delle chicche, naturalmente. Queste si chiamano Easter Egg. La pronuncia è ammazza. E What's American Boy? proviamo a chiedere: parla come Yoda. Come Yoda parlare facile non è. Basta, non è facile, quindi è stringata. Ma se invece chiedessimo: parla come Darth Vader? Tu non conosci la potenza del lato oscuro. Si arrabbia un pochino, si Quindi arrabbia. prima diventa smatica e poi si arrabbia. Fantastico, Esatto. proprio una meraviglia. E concludiamo questo piccolo argomento Star Wars con: usa la forza. E Tu non conosci la potenza del lato oscuro. meno male. Ma se invece andiamo su un classico tipo Matrix, pillola azzurra o pillola rossa? pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Passiamo a un altro cult del cinema e le chiediamo: qual è la prima regola del Fight Club? Non parlare mai del Fight Club. Qual è la seconda regola del Fight Club? La seconda regola del Fight Club è uguale alla prima. Non dovete parlare mai del Fight Club. Mannaggia, ce la siamo dimenticata. Vabbè, ripassiamo poi ripassiamo. Ma adesso entriamo nel mondo un po' più magico e fatato con qualche citazione dai film di Harry Potter. Quindi andiamo a dire, vediamo se funziona veramente. È venuta intanto la Sciura Maria qui Ciao! ad aiutarci. Wingardium Leviosa. È leviosa, non leviosa. Funziona! Sta levitando! Sta levitando! Mamma mia, che effetti speciali, oh. Mamma! Expelliarmus! Questo incantesimo con me è inefficace. Bisogna avere le mani per poter impugnare una bacchetta. Touché! E concludiamo il ciclo Harry Potter, l'avrete capito, spero, grazie a tutta questa magia che c'è stata in questo frangente. Cosa? Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Messi e Luna Storta, coda liscia, felpato e ramoso sono fieri di presentarvi la mappa del malandrino. Tac, Ci vediamo sta, anche la ci mappa. sta. Ed ora ci Ma spostiamo un voi, po' in sì, generale. andiamo un po' sull'internazionalità, ma voi il giapponese lo conoscete? Sicuramente avrete già sentito questi easter egg da qualche altra parte, Era però proprio carino. cioè, abbiamo pensato anche a degli scherzi da fare alle nostre mogli, ma shh, non ditelo. Quindi, se io volessi ad esempio dire, Marco, In giapponese? sì, dai, chiedi. Come si dice maggio in giapponese? Maggio. In giapponese si dice Kogatsu. Fantastico, per gli amici che ci ascoltano dalla campagna, la traduzione diciamo che verrà presa in altro È modo. una traduzione dentro la traduzione, ecco, Mamma mia, poi proprio cioè, si una va a mettere matrioska. livelli. Ma se io invece gli dicessi qualcosa un po' più difficile, vediamo. Come si dice gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre in giapponese?
Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, adesso, ottobre, anche novembre, dicembre. In giapponese si dice 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月. Insomma, quella parola lì c'è sempre. Sei innervosita. Quindi se un napoletano o un campano va in Giappone, cioè inizia a dire e si fa capire tranquillamente. I miesi lo capiscono. E chiudiamo con una nota musicale e sentiamo le grandi doti canore della nostra amica. Fai beatbox. Mamma mia, poi lo scatarrino gli veniva perfetto proprio. Alla fine si è sciacquata e si è liberata. Senti che fiatella, Alexa. Bene ragazzi, abbiamo concluso anche questo video un po' stupidotto, un po' così leggero. Ogni tanto ci vuole, tanto per divertirsi col nostro dispositivo domotico. E io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!